tante riunioni, in radio ed in televisioni, il giocoliere della parola, un novello Savonarola, le sue teorie sono spesso avallate, da prove peraltro mai confutate, esponendo la sua opinione, sembra che abbia sempre ragione. Questi parla dal sogno di Pietro, ed ormai tutti gli stanno dietro, perché dice sempre la verità, spargendo accuse di qua e di là, e tutto sa, e tutto capisce bene. Destra né di sinistra, tantomeno può chiamarsi centrista, sarebbe offensivo qualunquista ed ancor peggio populista. Quindi diciamo che sopra la pista, quasi un dio individualista, molto spesso un gran narcisista, sotto le spoglie dell'opinionista, ha stroncato scienziate regnanti, grandi uomini e politicanti, parlando male di tutti quanti, non trascurando neppure i santi. E chi sarà il prossimo malcapitato? Beh, persino la madre ha criticato. Grandi uomini e politici.